Sì, è stata una stagione perfetta, l'aspettativa era il raggiungimento della Serie A. Quando si parte con una prospettiva di Serie A, poi confermarla non è semplice perché la pressione può essere tanta, ma la convinzione di aver creato una squadra, un gruppo e una struttura solida è quello che ci ha permesso di avere quella serenità e quindi di giocare sempre al massimo delle nostre potenzialità. Forse questo è il segreto del motivo per cui abbiamo avuto dei successi così larghi che ci hanno permesso quindi di far quasi sembrare semplice una promozione e delle partite che vi assicuro semplici non sono state. La Serie A è una cosa bellissima, ma il movimento che sta crescendo e sta sviluppando, che era il primo obiettivo nostro come società, cioè creare giocatrici, creare movimento, sta rinascendo, anzi possiamo dire che è già nato e si sta sviluppando. Che stagione sarà la prossima? Quali le avversarie? Quando si parte? Insomma, diamo un po' di numeri e di prospettiva, credo chiaramente sempre avanti con l'allenatore attuale. Allora, è una bella domanda perché chiaramente noi siamo nati giovani e arriviamo in un palcoscenico che tra virgolette non conosciamo, comunque ci saranno quasi sicuramente le 14 squadre, il livello è molto alto, la Serie 2 è divisa in due gironi, non c'è che facciamo grandi calcoli, grandi cose, la cosa che quest'anno noi abbiamo messo come master è quella concentriamoci su noi stesse e lavoriamo in palestra per crescere. Se siamo qui, se giochiamo forti, siamo forti. Penso che sarà la strada che seguiremo anche il prossimo anno. Se siamo in A2 significa ce la siamo conquistata lavorando, concentriamoci su noi stesse e andiamo avanti. Il gruppo sostanzialmente ci auguriamo sarà formato in gran parte da tutte le ragazze o gran parte delle ragazze. Adesso discuteremo nei prossimi giorni con staff e ragazze per completare e sviluppare la squadra, ma l'idea rimane la stessa.